Arezzo, l'ombelico d'Italia, ancora una volta per parlare della vicenda Banca Etruria. Erano circa 400 i presenti all'assemblea pubblica organizzata dal Movimento 5 Stelle, presenti in città i vertici nazionali del Movimento Pentastellato, Di Maio, Di Battista, Villarosa, la cortonese Chiara Gagnarli. Grande assente della giornata Beppe Grillo, le voci infatti si facevano sempre più insistenti circa la sua presenza, ma il leader e voce storica del Movimento 5 Stelle non è arrivato in città. Noi siamo qui oggi perché il governo Renzi in 25 minuti, una domenica, ha azzerato i risparmi di decine di migliaia di cittadini italiani. Oggi noi siamo qui per chiedere in 20 minuti un decreto legge che ridia i soldi a questi cittadini. Il vero problema è che questi signori, quando si tratta di salvare le banche, impiegano pochi minuti. Quando si tratta invece di abolire la riforma Fornero, fanno passare anni e non lo fanno. Cominciamo a tagliare un po' di privilegi e di sprechi, mettiamo i soldi su un conto e li diamo a quelli che li hanno persi. Guardate che è semplice, noi in 130 parlamentari tagliandoci gli stipendi abbiamo messo insieme 14 milioni di euro. Se lo facciamo per tutti i politici italiani abbiamo insieme miliardi di euro, non milioni di euro. Ma che è diventato questo paese? Ma che cosa ha fatto il Partito Democratico? E ancora persone credono che la sinistra sia ontologicamente migliore degli altri? È finito, non ha più nulla a che fare con Berlinguer quel partito, a che fare con la massoneria, con i comitati di affari, in Emilia Romagna a che fare con l'andrangheta al Partito Democratico, perché di questo si tratta. A Roma ha permesso la nascita di una nuova mafia e hanno voluto ripulire sostanzialmente una banca sporca che è stata sporcata da comportamenti poco trasparenti, per non dire criminali, ma ci penseranno i magistrati, sperando che i magistrati siano assolutamente super parte.